Nel giorno del devastante attacco russo sulla cittadina di Konstantinovka nella regione di Donetsk in Ucraina con un potentissimo missile che ha causato almeno 16 morti accertati, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken in visita sorpresa per annunciare nuovi aiuti americani all'Ucraina per 1 miliardo di dollari. President Biden asked me to come to reaffirm strongly our support. Il presidente Biden, ha detto Blinken, mi ha chiesto di ribadire con forza il nostro sostegno per garantire che stiamo massimizzando gli sforzi e che altri paesi stanno facendo il loro meglio per la controffensiva e per aiutare l'Ucraina a costruire una forza per il futuro che possa difendere e soprattutto scoraggiare qualsiasi futura aggressione. Dal canto suo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha comunicato che i piani degli Stati Uniti di continuare a sostenere l'Ucraina in stato di guerra e di guidarla fino all'ultimo ucraino non potranno influenzare il corso di quella che Mosca definisce un'operazione speciale, ovvero l'invasione russa dell'Ucraina. Peskov ha inoltre commentato le informazioni sullo svolgimento di esercitazioni dell'Armenia e degli Stati Uniti che, secondo lui, destano preoccupazione, affermando che Mosca analizzerà approfonditamente la situazione.